Buon pomeriggio, il luogo è il Palabanca di Romagna in Lugo, lo sport è la pallacanestro, il campionato Serie B, Girone B, in compagnia di Sergio Babini, Anna Fantini, Cristiano Tarquini. Siamo presi un po' in contropiede da questo inizio anticipato per ragioni tecniche, e qui una comunicazione di servizio che la Draghi Production e la Mix mi invitano a fare a Federico: sarà tutto straordinario che verrà addebitato in conto per queste riprese. Buon pomeriggio a tutti, ospiti di questa giornata per l'Orva Lugo, la Rima Desio, per una partita di quelle importanti, diciamo che stuprando un classico della letteratura italiana, è la partita che volge al desio, e il desio dell'Orva Lugo non può essere quello che portare a casa i due punti con Desio. Perché la partita? La partita perché siamo ad una svolta da quello che era il programma iniziale ad inizio campionato di una possibile partecipazione ai playoff. L'Orva Lugo, per una serie di motivazioni, si trova invece a essere al momento fuori da questa portata, possibilità che comunque è ancora alla portata, sebbene le possibilità, man mano che le partite vengono disputate, se non si ricomincia a vincere, se non si ricomincia a portare punti in classifica, si fanno sempre più complicate. Una possibilità che comunque per gli uomini di Coach Gallo sono ancora possibili. Certo, c'è da dire una cosa, che questa era la settimana importante, non tanto per il cambio dell'allenatore e per le cose che poteva fare, ma più che altro era una settimana dove c'erano tre partite condensate in sei giorni. Un po' la sfortuna di giocatori influenzati, giocatori con qualche problemino fisico. In più, secondo me, la partita con Udine ha lasciato un segno nella testa dei ragazzi, perché era una partita che bisognava vincere, è stata persa, sappiamo le cose perché sono state perse, perché, però alla fine ha lasciato un segno. Questo segno però bisogna cancellarlo il prima possibile, perché all'Eco si è andato a giocare forse con la mentalità sbagliata. Da adesso in poi non è tanto importante vincere, è non perdere colpi nella testa, perché può diventare un campionato problematico. Non tanto ti dici, tanto ti salvi lo stesso, ma alla fine sembra che siano mesi buttati via, perché non è così. I ragazzi continuano a allenarsi, ci continua a essere tutto quello che la società ha fatto fino adesso, lo continua a fare nel migliore dei modi, quindi secondo me bisogna finire al meglio del meglio. Anche perché, insomma, finché la classifica, il punteggio non ci dice diversamente, noi lottiamo per provare ad andare ai playoff, e poi i playoff sappiamo che è tutta un'altra questione, insomma. Certo, dopo riparte un altro campionato, dopo riparte un'altra mentalità, forse ci arrivi con più forza addosso, non lo so. L'importante adesso è cercare di rimettere in piedi le cose il prima possibile, non tanto quello che dici ho vinto una partita, ma cominciare a essere credibili nel gioco e nelle situazioni che vengono messe in campo. Dicevamo di due partite delle quali con questa partita si chiude un trittico giocato in sette giorni, però se ci mettiamo anche il posticipo con la partita giocata di martedì, vengono ad essere quattro partite nell'arco di 12 giorni. Stile NBA, esatto. Quindi una squadra che nel frattempo ha cambiato la guida, la conduzione tecnica, una squadra che ha dovuto comunque fare i conti con piccoli infortuni e qualche acciacco, come per Luca Montanari e nella partita di mercoledì scorso Cristian Villani influenzato. Si riparte con questo ultima partita di questo trittico in sette giorni con la Rima Desio. Rima Desio che è alle spalle in classifica di Lugo, ma che comunque è una di quelle formazioni che va comunque, come quasi tutte queste in questo girone, va presa con le molle e va presa con la dovuta concentrazione. C'è da dire che noi siamo in una situazione dove non possiamo dare per scontato nulla.
Noi abbiamo solamente bisogno di giocare contro noi stessi, nel senso che dobbiamo ritrovare le nostre idee, dobbiamo ritrovare il nostro filo tecnico, dobbiamo trovare convinzioni in quello che possiamo fare. Poi, io è una cosa che ripeto sempre ai miei giocatori, una volta che usciamo dal campo con la convinzione che sappiamo di aver fatto il massimo che noi abbiamo in questo momento, se gli altri fanno qualcosa di meglio, bravi loro, se lo devono meritare loro. Noi dobbiamo uscire dal campo con la convinzione di dire ho fatto tutto quello che potevo. È questo che forse ci sta mancando. Abbiamo sempre il dubbio che non riusciamo mai a fare il 100% di quello che possiamo dare. Delle nostre possibilità, giusto. Poi ci possono essere tante motivazioni che vanno cercate, dove vanno cercate di migliorare. Però l'assetto mentale della squadra deve essere quello che quando esce deve avere la tranquillità di dire ho fatto il possibile che ho adesso. Anche perché credo che abbiamo una formazione, un tipo di formazione che se dà veramente tutto il 100%, insomma, sicuramente la classifica avrebbe detto cose diverse. Certo, certo, certo. Ti ripeto, molte volte uno può ricercare le cose in tanti lati. La cosa importante è lo spogliatoio. Se dentro lo spogliatoio le cose quadrano, se dentro lo spogliatoio ci si aiuta nel modo giusto, alla fine quello che c'è di buono viene fuori. Io, ma perché lo sappiamo, cioè, siamo stretto a contatto con i ragazzi, cioè, lo spogliatoio è importante e questo è uno spogliatoio che alla fine è sano. Sì, questo sicuramente. Qualcosa deve venire fuori, sicuro, prima o poi qualcosa salta fuori. Vediamo intanto nello starting five per Lugo una novità in quintetto, parte con il numero 7 Nicolo Bertocco. Questo potrebbe essere, vediamo con che ruolo verrà schierato, potrebbe essere un punto di partenza anche per dare oggi sto notando una cosa, che sicuramente è una partita che alla società costa molto, perché vedo tutti i giocatori incerottati, penso che oggi costa più più di tapping che del resto, però cerotti di tutti i colori, esatto. Dal fucsia al giallo al verde però al nero, direi che oggi il fisioterapista ha lavorato parecchio, lui vede. Sì che avrà delle ore di straordinario. Tutto è pronto per la palla 2, agli ordini degli arbitri, ripetiamo, signori Gallo e Bonatto, pronti via, prima palla verrà giocata in attacco con Desio, Desio con Gallazzi che imposta, poi riceve Marino, penetrazione a centro area del numero 17... del numero 13, scusate, Marino che costruisce ancora gioco, due e la primo canestro e degli ospiti di Desio con una tripla messa a segno da Gallazzi. Sì, caratteristica di Desio è proprio quella di correre e tirare da tre punti in transizione, tanti giocatori che possono fare canestro. Sì, sì, a parte Politi, che alla fine Politi può tirare anche piedi per terra da tre, però non lo fa con continuità. Tutti gli altri sono attaccanti, cioè sono fronte a canestro, difatti come vedi giocano quattro fuori, un interno, aria libera, cercano di giocare con Politi. Che è il loro principale riferimento, sì, in attacco. Sì, 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 anche perché Filippo alla fine, oltre alla stazza fisica, ha una buona qualità nelle mani e soprattutto certo. Riesce a vedere quello che la difesa riesce a fare su di lui. C'è da dire che Politi va attaccato correndo, quindi se noi cerchiamo di alzare il ritmo sulla corsa è il suo punto debole, diciamo. Sì, sì, sicuramente è quello dove se lo fai schierare, lo fai andare al suo ritmo, può diventare un giocatore scomodo. Intanto c'è il primo fallo della partita fatto da Farioli per l'Orva Lugo, rimessa in attacco ancora per Desio, Motta si prende un tiro dalla lunga distanza, ancora a segno e sono sei punti già sul tabellone per Desio. Chiappelli chiama a prendere palla Bertocco per Farioli si trova con la possibilità di tirare, rinuncia al tiro a beneficio per Ruini, rinuncia anche Ruini, penetrazione in area di Farioli. Abbiamo due secondi per questo tiro su rimessa dal fondo.
rimessa dal fondo di cui si incarica Ruini, esce dal blocco Pederzini, recupera, deve andare al tiro, ci va, il tiro sbatte sul ferro, è preda dei rimbalzisti di Desio. Nuova azione d'attacco con Motta, Politi per Marino, post basso per Politi, palla fuori per il numero 4 Marino, questa volta non va, il terzo tiro da tre della squadra lombarda, c'è il rimbalzo e l'attacco di Lugo, cerca spazio con una penetrazione, una finta e un appoggio a canestro Chiappelli. Proprio come dicevi prima Tiziano, va attaccato Politi in maniera dinamica, è stato molto statico, ecco. Lui su quelle situazioni qui soffre, poi sicuramente con un giocatore come Farioli o Chiappelli possono sicuramente mandarlo fuori giro. Noi abbiamo un problema, stiamo giocando non contro Desio ma contro la nostra paura di quello che può succedere dopo. O i ragazzi si mettono con tranquillità a cercare di fare le proprie cose nel migliore dei modi, oppure sarà un'altra giornata di sofferenza. Esatto. Io penso che abbiamo bisogno adesso di tranquillità, di trovare le situazioni migliori il prima possibile. Pederzini attacca il canestro, Politi questa volta non viene saltato, recupera anche il pallone, Marino conduce questo attacco post basso. Gioacchino ha fatto una buonissima difesa. Esposito si è fatto sentire fisicamente. Sì. Adesso Farioli si prende un tiro dalla lunga, un tiro che va a segno, accorcia le distanze Lugo, 5 punti al tabellone. Non abbiamo preso troppa distanza dai lombardi di Desio, si impappina con il pallone per un istante Gallazzi, poi va al tiro, c'è l'imbarco di Farioli, correre Bertocco, Bertocco per il polpasto. Liberiamo l'area. Pederzini, spalle canestro, trova un canestro appoggiando al tabellone, portando praticamente in pareggio il conto dei punti sul tabellone, 7 per Lugo, 8 per Adesio. Adesso c'è un altro fallo fischiato al numero 13 di Lugo, che all'anagrafe porta il nome di Pederzini. Secondo fallo per i padroni di casa, con rimessa in attacco per Motta, Motta per Gallazzi, Gallazzi manda il tiro ancora dalla distanza Marino, hanno delle percentuali incredibili comunque. Sì, noi c'è da dire che abbiamo fatto una rotazione molto lenta, molto molto lenta, abbiamo fermato la palla vicino al canestro ma dal lato debole non abbiamo ruotato e abbiamo lasciato un tiro aperto abbastanza facile. Comunque 3 su 4. Lo sfidano. Sfidalo pure. Se sfidi Farioli al tiro da tre. Ci ha pensato, ha preso la mira, ha messo a posto i piedi tre volte per tirare. E secondo me non lo voleva fare. Secondo me non lo voleva fare perché ci ha messo del buono e del bello. Adesso lui è un giocatore che non ama molto. Bertocco ad attaccare il canestro. Va a prendersi un fallo. Bravo, con convinzione, ha fatto una cosa decisa, bravo. Guarda che anche la prima penetrazione di Bertocco era con convinzione, cioè alla fine molto probabilmente lo staff tecnico ha lavorato sul ragazzo facendogli capire che lui è quello che deve dare, deve provare. Poi puoi sbagliare, ma lo devi provare con convinzione. Cioè la maturazione dei giocatori passa anche da questo. Anche perché sbaglia solo chi ci prova, provi non sbagli mai. Poi, a guardare non si migliora, a fare poco non si migliora, a provare a fare il tuo massimo prima o poi migliora. Comunque quello che impressiona in questi primi 5 minuti del primo quarto sono i tiri dalla lunga distanza, forse anche le difese non erano forse al massimo della loro espressione di aggressività, però hanno un 3 su 4 nel tiro da 3 che non è cosa da poco, 3 su 4 è una percentuale altissima.
si ritorna in campo con... noi 2-2 con Farioli. 2-2 con Farioli, 100%. Però abbiamo tirato due volte. No, vabbè, ma la partita... Ci siamo, dai. Sì, sì, la partita va giocata su altre situazioni. Adesso abbiamo un bisogno... Bertocco... realmente di pigliare le misure di tutto. In lunetta non va questo suo primo tiro che avrebbe portato il punteggio. Un po' rigido. Un po' rigido sulle gambe. Meglio questo secondo. Perfetta parità fra le due squadre. 11 pari a 5-29 dalla fine del primo quarto. E iniziamo adesso. La nostra partita inizia adesso. Adesso sì, inizia a... Tiro ancora anche dalla lunga, anche se è da due. Gallazzi mette comunque a segno altri due punti. Farioli, Chiappelli trova Ruini. Abbiamo un vantaggio. Ruini con Pedersini. Bene, siamo andati. Pedersini in post basso, questa volta il suo tiro prende il primo ferro. Il rimbalzo è di Desio e la manovra d'attacco è di Marino. Motta ancora Marino, trova in solito post basso Politi che scarica fuori per Gallazzi, finta. Chiappelli sta tenendo benissimo gli uno contro uno, dobbiamo lavorare meglio al rimbalzo e non dargli queste occasioni. Il fallo è di Bertocco e sale Montanari. No, vediamo, forse vuole dare un po' più di ritmo. Il fallo direi che l'ha fischiato in attacco, ho rimesso loro. Ah no, allora ha detto sì, rimesso il fallo in attacco, molto esatto. Meglio così. Sì, sì. Rientra Montanari su parquet, Montanari che sappiamo reduci da alcuni problemini al polpaccio destro, una contrattura che l'ha tenuto fuori oppure a scartamento ridotto come impiego per un paio di partite, questa volta... Chiappelli. Vedi che a forza di allenarsi contro Farioli, lotta il piede perno. Comincia ad usarlo, comincia ad usarlo. Abbiamo una bellissima cosa. Abbiamo cartelloni di piede perno. Loro però direi che la sgaraggiano, si dice in Toscana. Loro continuano a fare cesto dalla lunga distanza. A quanto pare non hanno grossi problemi. No, però, assolutamente no. Però, 16 punti tutti. Tutti o da fuori in linea di tre punti oppure sulla linea di tre punti. Cerca di fare un 3 su 3 Farioli dal tiro dalla lunga, però non entra questo tiro. Lotta adesso in post basso con Politi che scarica fuori per Gallazzi. Gallazzi cerca in post basso Esposito, non lo trova. Il contropiede litiga col pallone Pedersini che se lo trova fra le gambe, poi il pallone arriva a Chiappelli che attacca immediatamente il ferro e porta a casa un fallo che lo manderà in lunetta per due tiri liberi. Sarà un po' ingambarellato Pedersini con la palla, non era un passaggio semplice, no, da prendere. Più che altro perché non lo stava vedendo, cioè esatto. Si è trovato l'ultimo momento in mezzo alle gambe. Farioli però... difatti è andato a dire scusa, te l'ho anticipata io, se ritardavo un attimo il passaggio era sicuramente... Però Farioli investe playmaker, mi sono emozionata. Ingambarellato dalla voce del verbo ingambarellare. Che molto viene... romagnolo. Che viene da? E da gambarella. Ha toffato la gambarella. Ah, ecco. Che significa in dialetto comandato per terra. Ah. C'è l'attacco dei giocatori di Desio, c'è il fallo di Chiappelli, dovrebbe essere per lui il primo fallo, terzo di squadra, mentre si prepara sul blocco dei cambi. Un cambio per Lugo con Villani che fa il suo ingresso in campo insieme ai postumi influenzali e una vistosa incerottatura gialla sul polpaccio. Villani ha sicuramente delle tossine da liberare, quindi speriamo che le liberi. E questi continuano a fare canestro dalla lunga distanza, cioè se continuano così tirano col 99,9% dalla lunga. Quando si vince si dice abbiamo vinto contro una buona squadra, quindi non possiamo dire altro in altro modo. Ancora Chiappelli trovato in area pitturata, ancora Chiappelli a segno usando magistralmente un piede perno.
Cioè, già il fatto che loro fanno molto canestro e noi siamo ancora lì in partita è un buon segno. È un buon segno. È un buon segno. Cioè, alla fine dobbiamo vivere di queste situazioni il più possibile. Attenzione a Montanari a campo aperto. La sua Montanari capro aperto, ho trovato Pedersini. Questo lo possiamo sfruttare, il campo aperto, i cambi di ritmo, gli sprint, no, una squadra così. Già il fatto non mi sembra che Luca abbia cioè l'ho visto spingere bene, quindi alla fine questa è una cosa confortante. Ha spinto bene e già con l'idea di fare un assist a Pedersini, secondo me, invece che pensare alla conclusione personale. Vi devo confidare un qualcosa che è successo nello staff medico dell'Orva Lugo. Ad accelerare la guarigione forse è stato un pranoterapeuta, quindi. Bene, cioè dalle supposte in poi va bene tutto. L'importante è che scende in campo, esatto. Poi il come, cioè chi è stato, come ha fatto. Se è pieno di supposto o no, beh. Cioè, questo non lo possiamo sapere. Pedersini non so se è da quant'è che non sbaglia un tiro libero. Ah no, pensavo che ne ha sbagliato uno su due i tiri dalla lunetta. 17 per Lugo, 18 per Desio, ora in attacco con Politi che trova Marino nell'angolo, ancora per un compagno che scarica verso il centro. Sono stati bravi a fare una rotazione difensiva perché c'era Montanari Galassi. Su Politi. No vabbè, però fai conto che con questo tira con due mani in faccia. Abbiamo fatto una buonissima difesa con i cambi difensivi. Abbiamo anche un quintetto che possiamo cambiare tutti su tutti, cioè sicuramente se Montanari va a scalare su Politi va aiutato, ma gli altri l'hanno aiutato, è andato prima Villani, certo. Poi è tornato Chiappelli, certo, certo. E poi ci siamo riaccoppiati bene, infatti abbiamo recuperato palla. Poi c'è Legnani adesso in campo, voglio dire. No, è il tipico quintetto che se si vuole difendere forte. Attacca il canestro Pedersini sfruttando un blocco di Chiappelli, mette il naso davanti per la prima volta in questo quarto Lugo. 19-18, 1-30 alla fine del primo quarto. Qui tecnicamente ha fatto una cosa che sembrava facilissima, no, ma in realtà è di una difficoltà. Non era per niente facile. Ha cambiato ritmo del palleggio, ritmo dei piedi e si è alzato, una mano morbidissima, ha fatto una cosa proprio bella. Questa, il movimento di Politi non era molto pulito, perché se alla fine gli permettono di fare non era molto gli hooking, alla fine diventa dura fermare. Attenzione ai verbi, non era molto Politi, agli aggettivi, scusate. Scusi. Zingarata in area per Montanari che non trova il canestro ma trova il fallo. È un fallo generoso. Teniamolo in cantiere questo fallo perché i prossimi non so se li fischierà così. A commetterlo è stato Politi. Secondo fallo purtroppo per il centro di Desio. Ma purtroppo che? Purtroppo perché secondo me che stava in campo. Secondo me se riusciamo a attaccare in velocità con lui al centro area può succedere spesso come è successo in questa ultima azione. Ma guarda, ma non dispiace che sia sceso per due falli. Con la numero 14 un altro lungo che ironia del cognome si chiama Corti a prenderne il posto di Politi. Adesso realmente fisicamente possiamo cambiare tutti con tutti. Bravo Riccardo, peccato che è arrivato il prima secondo con le fallo mani che con i piedi, però buona idea. Secondo fallo che lo porta in panchina e porta invece a prenderne il posto sulla parquet Fabio Ruini. C'è un cambio anche per Desio, con la numero 9 entra Bossola a sostituire il numero 12 Esposito. In unetta per due tiri liberi capitan Marino sul punteggio di 21 per Lugo, 19 con questo primo realizzato per Desio, 1-0-6 alla fine del primo quarto. A segno anche il secondo, squadre quasi in perfetta parità. Altro cambio per Desio, con la numero 6 fa il suo ingresso in
Campo di gioco Villa. Montanari prova ancora una volta la zingarata, poi prova il tiro da tre sfruttando un blocco di Chiappelli. Adesso abbiamo sul parquet a costruire il gioco per le due squadre. Continuiamo a subire questo blocco cieco dal lato debole, siamo sempre in ritardo. E forse perché non lo vediamo. Fischiato fallo a Montanari sul Bodicek. Sul Bodicek. Sì, ha usato un po' le braccia, ma insomma il grosso vantaggio non è che l'ha tolto all'attaccante, però... Sai, da qua era difficile giudicarlo, chiaramente non... Sì, sì, ma infatti... In lunetta per Desio Merigalli, mette a segno il primo, non va il secondo, rimbalzo di Chiappelli, consegnato subito la palla a Montanari che ha di fronte a sé un altro giocatore della sua stazza, perché naturalmente Davide Villa, coach di Desio, aveva notato immediatamente la difficoltà dei suoi a fermare l'incursione in area. Adesso Legnani si prende un tiro da tre, rotta a rimbalzo Chiappelli lotta, prende, rilotta, riprende, riscarica, ritira Montanari, non c'è il ricanestro. Poteva esserci anche un fallo sui Chiappelli. Anche, beh, forse due anche o due o tre. Secondo me, poi... Finisce il quarto sul punteggio di 24-21 per l'Orva Lugo. Forse stupito anche coach Gallo per questa lotta che si è avuta proprio davanti alla propria panchina, dove per tre volte ha catturato il rimbalzo per tiri sbagliati Chiappelli, ma con quattro persone addosso, però, quindi qualcuno secondo quadruplicato me, secondo me qualche schiaffo è scappato. Però vabbè, l'importante è che siamo vivi nella testa, siamo vivi nelle gambe, ci siamo. Nel mentre volevo informarvi che Bergamo sta vincendo di tre in casa con Orzinuovi, 23-20. Primo ci tempo. Può interessare, primo quarto, sì. Primo. Ci può interessare in vista, se guardiamo verso l'alto, insomma. Bisogna guardare verso l'alto. Male che vada, vedi le stelle. Male che vada, vedi. Pregherei la regia di approfittare di questa perla di saggezza della nostra Anna, anche se è possibile inquadrarne immediatamente il nuovo look con frangetta e capello corto. A mo' di elmetto, infatti. Per vedere le stelle, non si sa mai se cadono. Se cadono sono pronta. Esatto. Se cadono sei pronta. Lungo intervallo, quasi giunto alla fine, la sirena richiama in campo i giocatori, tempo per i due allenatori di valutare con i propri giocatori gli aspetti tecnici e tattici di questo primo quarto, che ha visto correre le due squadre con una Desio molto precisa dal tiro dalla lunga e da fuori area, e forse una po' più attiva sotto canestro Lugo. Sì. Ci ho preso in questa disamina tecnica. No, è quello che si è visto adesso, è il lato buono di quello che abbiamo fatto. Abbiamo aumentato l'intensità in difesa, abbiamo cominciato a accorciare gli spazi, quindi lasciare meno spazi ai tiratori, e in attacco cominciamo a essere un po' più fluidi. Cerca Montanari e trova Ruini per Farioli in post medio. Viaggio ancora sul piede perno e Corti commette il suo primo fallo. L'allenatore di Desio mi sembra che come scelta abbia fatto quella che quando Ruini attacca il canestro viene sempre raddoppiato. Sì. Esatto, vogliono che dia via la palla, temono Ruini l'uno contro uno di Ruini, perché probabilmente guardando l'ultima partita che ha segnato molto, temono su uno contro uno la sua iniziativa. No, però bene, perché Fabio sta lavorando sicuramente nella punizione di questi aiuti e stiamo trovando spazi coi lunghi.
lunghi, in questo caso Farioli in lunetta che mette a segno un 2 su 2, riprende il gioco con Desio e Meregalli ad impostare, ad attraversare il campo, palla per Villa, lo contrasta molto tenacemente Montanari, poi la palla arriva in sulla linea di fondo, sulla parte sinistra dell'attacco di Desio, al numero 16 Gallazzi, che ancora dalla media distanza va a segno. Zingarati in area di Ruini, che trova Legnani, Legnani si propone al tiro, lo sbaglia, c'è il rimbalzo difensivo di Desio con Gallazzi, arresto e tiro da tre. Direi che Gallazzi è grande spolvero, non ha un problema a crearsi un tiro, non ha problemi, non ha timidezza, assolutamente no. Triplicato in questo caso è Ruini, che trova Montanari, percussione in area di Montanari e trova il fallo, porta a casa un altro fallo con la possibilità di due tiri dalla linea del tiro libero. Comincerei a stare un po' più attenti alle transizioni di Gallazzi, forse questo ci potrebbe aiutare un po'. Anche perché non vorrei che ringaluzzito da questo ennesimo tiro. No, cioè non ha ancora smesso, non è che ha bisogno di essere ringaluzzito, non ha ancora smesso. Non ha ancora smesso. Montanari mette a segno una 2 su 2 da tiro libero. Ecco, Legnani sì. Recupera un pallone invece di attaccare il ferro, aspetta il ritorno dei compagni in zona d'attacco, trova Montanari, vuole l'uno contro uno e Farioli viene trovato e ancora è Corti a commettere un fallo su Farioli. Ha pensato Legnani a abbassare la cresta vabbè, per un attimo a Gallazzi, togliamogli i tiri a dopo Gallo Gallazzi Gallo. Diventa un giocatore normale, se gli togli il tiro sì. Ha visto che fino a questo punto, se non sbaglio, ha messo a segno 12 punti, 12 punti su 20, 26, non è male. Bravo Legnani, bravo Legnani. Legnani una bella scarica cosa. Per bravo, Ruini, bravo. Il tiro di Fabio dall'angolo non va a segno. Villani cerca di contrastare Bossola e ancora una volta il tiro da tre, questa volta di Villa. Insomma si alternano, ma il risultato è proprietà, cioè voglio vedere se continuano a tirare con queste percentuali, perché cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia e stanno tirando tutti, stanno facendo canestro. Vediamo, speriamo che duri il meno possibile. È da quello che speriamo almeno da due quarti, ma loro a quanto pare è una cosa che gli viene facilmente. Vabbè, si vede che è proprio nella loro indole, nelle loro caratteristiche, nel loro modo di giocare. Vede le tue statistiche, per curiosità. Mi dica quanti tiri hanno fatto sia da tre che da due in totale e quanti ne hanno fatti. 9 su 17 da Beh, due sono. E 5 su 7 da tre al momento. Quindi per un totale di 14 su 24. Beh, insomma, oltre il 50% dal tiro al tiro, considerando che hanno anche i tiri da due, erano tutti dalla lunga distanza, sono percentuali sicuramente di un certo rilievo. No, ma la cosa importante è che non è che le hanno fatte perché siamo pigri in difesa o perché stiamo no subendo. Perché sono bravi loro, no, se li costruiscono e se li e fanno, se tirano, cioè, e se li portano a casa senza grosse problematiche di... no assolutamente. Quindi, mismatch per Villani, che va poi bene. È sfortunato al tiro, l'azione bene, era comunque bene. Costruita bene, rapido contropiede per Desio, però pronto il rientro di difensivo di Lugo con Ruini, che commette fallo per fermare, anche perché Villa. C'erano due giocatori liberi sul lato debole, tra cui Villa che ha appena segnato e Gallazzi che stava andando in taglio, quindi buon fallo. Buona buon scelta. Fallo che porta la rimessa in attacco Desio, trovato Corti, non ci posso credere. Sì, però non, Gallazzi. Non possiamo lasciare Gallazzi. Libero Gallazzi, sinceramente. Gallazzi. I ragazzi devono capire che Gallazzi non va lasciato libero. Se no sono. Vabbè, punti. Altrimenti sono Gallazzi tuoi. Gallazzi nostri, direi. Peccato per Farioli, che aveva operato un buonissimo taglio
la palla gli sbatte un po' sui piedi, un po' sulle mani, e se c'è prontamente coach Galetti che richiama i suoi. Posso farvi dirvi questa curiosità, che fino ma lei al può momento, dire quello che vuole. Al momento in campionato Gallassi da tre punti a un 17 su 61, cioè un 28%. Bene, bene, bene. No, direi che oggi sta rimpinguando le classifiche. Beh, oggi gli cambierà sicuro. Cioè, sicuramente da oggi cambiano le sue percentuali. Cioè, voglio dire, io non credo alla, troppo alla sfortuna. Ognuno ha le fortune e le sfortune che si costruisce, certo, e che certo si merita. Però, cioè, voglio dire, perdiamo una partita con l'ultimo tiro di un giocatore che ha fatto 0 su 7. È vero. Questo arriva con un 28 di media da 3 e parte con un 90% magari da 3. Questo è quello che invece, cioè, sbaglia l'ultimo tiro. Ha fatto canestro e sbaglia l'ultimo tiro, speriamo. Vogliamo dire che la sfiga ci vede benissimo? O la sfiga ci vede benissimo o abbiamo dei problemi nell'impianto di Lugo, che avrà i canestri più grandi e noi non lo sappiamo. Perché alla fine, per noi non vale. Questo mi viene questo dubbio qua. Tu è un'indagine che Tiziano, tu che sei qua tutti i giorni, dimmi, no, dimmi. Bisogna chiedere a Frank, esatto, che Frank misuri bisogna, esatto, perché, bisogna, cioè, che chiediamo una volta da regolamento se noi siamo a posto, siamo fuori il regolamento. Non è che perché ce n'è uno più grande e uno più piccolo, e Frank lo spostano sbaglia, sempre dove si attaccano sbaglia, gli altri si sbaglia a metterlo, deve metterlo quando attacchiamo noi. Ancora Gallassi questa volta cerca la penetrazione, trova un fallo di Legnani. Beh, almeno se fa due liberi ne fa uno, no, in meno. No, meglio che penetri sto punto, perché, cioè, almeno fa un punto in meno. Beh, sì, eh. Cioè, questo non può continuare a tirare col 90% da tre, cioè, non esiste nella bibliografia del basket. Stanotte moderno, uno nell'NBA ne ha fatti 35 in un quarto, non mi meraviglia più di niente. Si lotta per recuperare questo pallone ballonzolante in area d'attacco desiana, alla meglio Desio, perché rimetterà comunque in gioco il pallone in zona d'attacco con 4 secondi da giocare. Trovato Gallassi, guarda un po', e vai Gallassi. Comunque volevo dirvi che l'allenatore avversario si è messo le mani nei capelli, forse, cioè, non ci crede neanche lui. No, no, a questo punto non ci crediamo neanche noi, cioè, che abbia solo il 20%. No, esatto, perché sta prendendo comunque, cioè, tiri, cioè, dei bei tiri. Sì, non sta forzando, non sta facendo cose incredibili. No, cioè, hai visto, uscito dal blocco. Cioè, aveva l'uomo addosso, salto laterale, uomo addosso, ha ricevuto, ha tirato e ha fatto canestro. Quindi, secondo, cioè, me Gallassi, Gallassi è da tenere in considerazione. Gallassi, perché intanto Villani ha riportato sotto nel punteggio Lugo. Ossia, fallo, blocco il movimento di Villani. Blocco il movimento di Villani, che ridà palla a Desio. Anche qui diciamo che non è che Ruini si fosse preso un gran vantaggio da questo blocco, è stato, sì, vabbè, un po' dinamico, dai. Sai cosa, che era un quarto di campo, era isolato, cioè, completamente, esatto, si vedeva benissimo. E l'arbitro non poteva fare a meno di non fischiare. Marino per Menegalli, trovato libero tiro Bossola. Vabbè. Bravo Bossola. Meno male che c'è qualcuno che torna alla normalità. Non ha messo bene a posto la bussola per il tiro. Poi c'è questa penetrazione in area di Villani. Andato su con De Moine, oddio, schiaccia. No, Chiappelli fa il Farioli e magari Villani fa il Chiappelli. Poi Villani subisce fallo fischiato dall'arbitro più lontano. Vabbè, comunque. Comunque non è questo l'importante, l'importante è che è in lunetta per due tiri liberi con la possibilità di impattare il punteggio sul tabellone a 5-16 dalla fine del secondo quarto. Quest'altra volta sto zitto, perché Villani fa un 1 su 2, punteggio 33 Lugo 34 Desio, ora comunque in attacco
Ancora Gallassi, questa volta è umano, ragazzi, è umano. Ha sbagliato. Riesce a sbagliare. Ma la cosa bella è che ha sbagliato da due. Sbaglia da due e ci prende da tre. Esatto, questo non è, questo bello. Non è carino. Adesso non sa quando tirerà da tre, perché sennò rovina le medie. Esatto, adesso gliel'hanno detto. Guarda che, guarda che ti stai rovinando la media. Tira solo da tre, non tirare da due. Legnani a costruire il gioco in funzione di playmaker. Trova in post medio Farioli. Farioli danza sul piede perno, però non trova il canestro. Attacco statico, non mi è piaciuto. Gallassi, oddio oddio Gallassi. Non perdiamo di vista Gallassi. Bello. Bravo. Bravino l'arcobaleno di Matteo Marino. Ruini cerca e trova Villani. Questo è uno sparoso. Questo è una bellissima giocata. Passaggio battuto in area per la penetrazione di Villani, balzo verso canestro, fallo subito, possibile gioco da tre punti. Hai detto che probabile, stavi zitto. Stavo zitto. Questa volta riesce il tiro libero, punteggio in perfetta parità, 4-12 dalla fine del secondo quarto fra Desio e Orvalugo. Possesso di palla per Meregalli, Gallassi in post basso fa a spintonate. Deve tirare da tre. Speriamo continui a voler migliorare la sua media da due. Questa volta subire fallo avrebbe dovuto essere Ruini, così non è. Villani trovato dall'altra parte di un passaggio di Pederzini, poi si alza, va a prendersi anche il rimbalzo. Nel tentativo di contrastarlo, vedi che l'attacchi Pirina funziona. Aiuta. Corti commette il suo terzo fallo perso. Poi tra un po' magari si raccoglie col cucchiaino. Vabbè. Però finché l'effetto tachipirina funziona, andiamo avanti. A quella rosa che si deve vedere un attimo. Sì, funziona. Vabbè, allora. C'è un cambio. Cambio nelle linee fra sia per Desio che per Lugo. Ritorno in campo Chiappelli al posto di Farioli. E Villani riporta avanti Lugo nel punteggio 39-38 a 36, 3-38 da giocare. Marino lo esce. Gallassi trovi in post medio poi Meregalli, poi in ciampa commette assist di Pederzini al tabellone per Ruini. Assist se involontario, allora, chiamalo assist ma involontario. La cosa secondo positiva me è che quello che è venuto fuori dalla difesa, abbiamo corso in contropiede ma eravamo in quattro, quindi sì. Reattivi. Mentalità giusta. Mostriamo una bella mentalità. Mentalità giusta in questo velocissimo contropiede con per palla recuperata dalla difesa lughese. Time out a 3:13 dalla fine per coach Davide Villa. Intanto perfetta parità in quel di Bergamo, 31 pari contro Orzinuovi. 40-36, 3:13 hanno ancora da giocare. Volevo far notare che magari ai tiri liberi non siamo stati precisissimi, abbiamo un 14 su 19, che per una volta che tiriamo veramente tanti tiri liberi, che era da un pezzo che non ci succedeva, sì. Se magari fossimo stati un pelino più precisi, ecco. Vabbè, però sai, questo è sempre una forma positiva sul fatto che stiamo attaccando il ferro. E in maniera decisa. E stiamo impegnando la difesa. Le altre volte molto probabilmente ci accontentavamo di più dei tiri anche mezzi aperti che di una penetrazione con un po' più di energia. Ma secondo me quando fai dei continui e ripetuti penetra e scarica difficilmente trovi il fallo, perché le difese si adeguano, ti contengono, no.
ma se attacchi il ferro sei costretto prima o poi a muovere i piedi in un modo diverso. Poi bisogna vedere il metro arbitrale come intende impostare la partita, però oggi stiamo facendo le cose giuste. Le cose giuste che portano il punteggio di Lugo a 40, sì, deve essere successo qualche cosa davanti alla panchina di Desio. Molto probabilmente hanno rovesciato dell'acqua da una bottiglia. Una bottiglietta d'acqua, si riprende a giocare con la rimessa da fondo campo di Desio. Marino supera la metà campo. Ancora Marino, chiama al pick and roll il numero 12 Esposito, poi la palla arriva nelle mani di Bossola che dalla distanza non è preciso questa volta. Attacco ancora di Pedersini, Villani ci vuole l'uno contro uno, manda via tutti, penetra in area, poi scarica per Legnani. Oh. Questa volta il tiro del capitano va a segno. Questo è un buonissimo attacco. Con pazienza abbiamo trovato lo spazio giusto, il tempo del passaggio, linee di passaggio corrette, bravi. Finalmente Villani si vede che molto probabilmente sta meglio anche fisicamente, indipendentemente dalla febbre, perché sta spingendo gli uno contro uno nel modo giusto. È l'attacchi Pirina. È vero. Chiappelli questa volta è sua la zingarata, ancora Villani. Forse è anche più riposato, visto la task force dell'ultimo periodo. No, può essere. Villani trova una penetrazione di fisico all'interno dell'area di Desio, trova il canestro, trova anche il fallo, speriamo trovi anche il tiro libero aggiuntivo. Questa volta c'è, lo trova. 2:07:46:38. Meregalli. Villani in doppia cifra. Bene. Questo ci fa solamente bene alla testa, che riusciamo a capire. Si avventura in area, va anche a cercarsi un fallo di sfondamento, ma trova invece il suo di fallo questa volta. Temo che Villani sia il terzo, infatti è il terzo fallo purtroppo. Terzo fallo di Villani a 1:51 dalla fine, che lo porta irrimediabilmente in panchina, sostituito da una Bertocco. Esce un incerottato giallo, entra un incerottato rosso. Bene, così li riconosciamo. Così li riconosciamo, oltre che dai numeri. Anche se va via la luce, li riconosciamo. Esatto. Cerotto rosso per Bertocco, che va a prendersi cura di, udite, Gallazzi. Si rotta all'interno dell'area, questa volta il giro dorsale di Bossola porta ad un canestro. Ruini per Chiappelli, si prende un tiro dalla lunga, forse un po' troppo affrettato. Sì, sai, c'è da dire che Chiappelli per adesso non ha ancora tirato da fuori. Se gli lasciano lo spazio, Gioacchino è uno che questo tiro ce l'ha, non è una cosa fuori dal normale. Attento anche in difesa, nega per due volte il tiro, poi c'è il fallo di piede. Dubbio. Ma era. Mi è sembrato assolutamente involontario, no, da qui. Più che altro però mi sembrava che avesse toccato la mano prima e la poi mano. Il piede. Prima ha toccato la mano. Quindi se io devio con la mano la palla e mi va sul piede. È sfiga. Esatto. Però non fallo, tecnicamente parlando. È sfiga. Però non è. Marino, chi lo ferma in questa penetrazione? Noi no. Noi non ci riusciamo, non ci riesce neanche Ruini. Va a canestro, 46 Lugo, 42 Desio. Time out per questi ultimi 59 secondi, chiamato da coach Gallo. Due cose un po' con sufficienza, abbiamo subito 4 punti di parziale troppo facilmente. Peccato, perché stavamo costruendo un margine
un margine importante, un po'... sì, non decisivo forse, ma importante. Che dà ossigeno, dà entusiasmo, dà forza. Il livello del punteggio per questi due quarti è molto alto. È alto per noi, ma nelle mani noi questi punti li abbiamo. Dobbiamo metterci un po' più di qualità in difesa, cioè sicuramente sì, dobbiamo tenere. Sono perfettamente, pienamente d'accordo a metà con te, nel senso che sicuramente un po' di difesa in più non farebbe male, no, no. Però è anche vero che loro nel primo quarto specialmente hanno tirato con delle percentuali irreali. È quello che ci fa capire che i quarti che vengono potrebbero essere diversi. Diversi. Magari abbassano un po' loro le percentuali, no, aumentiamo noi un po' la pressione in difesa, e la partita potrebbe volgere per certi lidi. Rimessa in gioco per Ruini da parte di Legnani. Per fortuna che anche oggi c'è qualcuno di Desio che smuove un po' l'aria dentro il palazzetto. Ce n'è uno. Ruini, va al tiro, rimbalzo in attacco di Gioacchino Rossini in arte Chiappelli. Detto la molla. Marino scarica fuori, poi penetra in area Villa, perde palla, Pedersira ha possibilità di attaccare il canestro, ci prova, poi scarica fuori per Legnani che si prende l'ennesimo tiro da tre. Incredibile ma vero, è un... Zona, andiamo a zona quest'ultima azione. Abbiamo trovato il nostro Gallassi. Abbiamo il nostro Gallassi anche noi questa sera. E la barba. Esatto. La barba sono uguali, esatto. Guardali. Che risponde al nome uno di... un po' più forse atleta. Eccoci. No. Mancava lui, no. Eh? No, vabbè. O Marino aveva già segnato. Aveva già segnato Marino da tre. Anche questo tiro all'ultimo secondo di questo primo tempo è un tiro da tre che porta il punteggio, fissa il punteggio alla fine del primo tempo dei primi due quarti sul punteggio di 51 Lugo, 45 Desio. Punteggio alto perché abbiamo segnato tanto, punteggio comunque anche alto per gli ospiti, inutile ribadire quello che abbiamo già detto due secondi fa. Ci stanno le giornate dove giochi con una squadra che fa canestro con facilità, sebbene noi, ti ripeto, non stiamo difendendo con pigrizia, no, sono proprio loro che stanno trovando le soluzioni con facilità, e dobbiamo cercare di mettere un po' di sabbia in questi ingranaggi. Quindi ribadendo il punteggio sul 51 a 45 per Lugo alla fine del primo tempo, se Anna non ha qualcosa... Guarda, tuttavia, nonostante le buonissime e ottime percentuali di Deso, anche noi non stiamo tirando male, perché abbiamo 6 su 10 da 3, 15 su 32 rispetto al 17 su 32 degli altri. Quindi voglio dire, abbiamo tirato più tiri liberi, questo sì, vuol dire, come dicevamo prima Tiziano, che attacchiamo con decisione. Volevo solo aggiornarvi sugli altri campi. Bergamo vince in casa 35-31 con Orsi Nuovi, e Pordenone sta vincendo a Crema 29-42, diciamo le dirette avversarie per guardare verso le stelle. Quindi con queste ultime notizie dagli altri campi diamo appuntamento per il secondo tempo, a risentirci fra qualche istante. Bentornati alla Palabanca di Romagna per questa partita di campionato fra Orva Lugo e Rima Desio. Il primo tempo si è concluso sul punteggio di 51 per i padroni di casa dell'Orva Lugo e 45 per Rima Desio. Come abbiamo avuto modo di sottolineare durante i primi due quarti, una partita abbastanza veloce, una partita che ha visto un predominio sul tiro dalla lunga distanza di Desio e forse una maggiore incidenza all'interno dell'area pitturata di Lugo. Fatto sta che il punteggio si è fissato sulla 51-45, tutto è pronto per l'inizio di questo terzo quarto. Desio ha la prima palla a disposizione, attacco nelle mani di Capitan Marino,
trovato Gallazzi, Politi fronteggiato da Farioli, scarico dalla parte opposta per il numero 4 Motta, che questa volta non è preciso il tiro da tre punti, rapido subito l'attacco dalla parte opposta per Lugo con Pederzini che si destreggia in area, poi trova Farioli, Farioli dalla media va ancora al tiro, anche Farioli sfortunato. Motta, Motta trova Marino, Marino viene raddoppiato, poi viene trovato Esposito al tiro, Politi dalla lunghissima distanza con mano in faccia di Farioli trova il canestro, bravo Politi, lui l'attacco con Chiappelli, Farioli in post basso, Pederzini cerca di sfruttare il mismatch con Marino, fuori per Legnani, linea di fondo, Chiappelli recupera questo pallone, poi viene stoppato ancora al tiro Legnani, fase molto confusa in questo inizio di terzo quarto. Politi, Marino, Gallazzi, Gallazzi va al tiro da due, ritiro dell'area, poi è il rapido contropiede di Ruini a cercare in sotto canestro un compagno, viene deviato il suo passaggio, ci sarà rimessa in zona d'attacco sempre per Ruini. Chiappelli, Chiappelli cerca di sfruttare un blocco, viene trovato fuori dall'area dei tre punti, Pederzini vuole l'uno contro uno, questa volta commettere fallo su Ruini e Marino, per lui è il primo fallo. 16 secondi per questo attacco di Lugo, viene fischiato un fallo ancora ad Esio, questa volta ad accometterlo è Esposito, il terzo fallo per Esposito, terzo fallo per Esposito che ha commesso fallo cercando di bloccare dall'uscita di un blocco un giocatore dell'Orva Lugo. Cioè la panchina si sta lamentando con gli arbitri che hanno subito 20 tiri liberi contro 4 di Desio, molto probabilmente perché tirano sempre da fuori, esatto, cioè, tiri da fuori per adesso dei grossi attacchi al ferro non ne hanno fatto, quindi sì, hanno tirato da fuori facendo sempre canestro, cioè, non c'è né rimbalzi, non c'è, alla fine è difficile far inventarsi i falli per farti tirare liberi, mentre Pederzini sta tenendo sempre sotto pressione la difesa con attacchi continui dentro l'area. Questa volta è Chiappelli a prendersi la linea di fondo, mette tutto il suo vigore atletico, porta a casa il canestro, porta a casa il fallo, porta a casa la possibilità di un gioco da tre. C'è un cambio intanto per il quarto fallo di Corti. Esposito, di Esposito. Quarto di Esposito. Quarto di Esposito. Entra Vossola. E col numero 9 ne rileva i compiti sul parquet il numero 15, numero 9, Bossolo. Bossola. Non va l'aggiuntivo di Chiappelli, sconsolato se ne ritorna verso la sua area, Marino fa una zingarata, viene trovato Bossola sulla, commette anche due o tre falli nel tentativo di recuperare il suo pallone, non recupera palloni, non viene neanche fischiato il fallo, molto probabilmente in tasca deve avere due calzetti di Farioli perché ha provato di portarli via di tutto. Pederzini, arresto e tiro all'interno dell'area. Ha rifatto fallo su Farioli anche in attacco, in difesa. Forse non era convinto dei precedenti oppure, tre falli. Proviamo se me la fischia stavolta. Oppure gli sta antipatico Farioli. No. Qui ha tolto la sedia, come questo, si dice. Sì, aveva tolto l'appoggio, Politi dall'alto del... il suo quintal probabilmente si è sbilanciato,
viene comunque fischiato un fallo che manda Politi in lunetta per due tiri liberi. E il terzo fallo, se non sbaglio, è per Farioli. Secondo per Farioli? Sì. Ma se ne aveva commessi due nel primo. No, secondo. Sicuri? Bene per il lungo dell'Orva, mentre Politi continua a litigare con il tiro libero, non va a segno questo suo secondo tiro. 7-10 ancora da giocare nel terzo quarto, 55 lungo, 48 Desio con Pederzini che prova ancora a trovare spazio in area, poi cede a Farioli che dalla media distanza si prende questo tiro e si prende anche il canestro. Sai, quando Pederzini gioca anche spalla canestro tira l'aiuto difensivo di Politi, in questo modo lascia molto più spazio a Farouk. Frontale. Farioli sta giocando contro Politi, giustamente. Sì, 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 senso sì. Che se o va fuori a marcarlo o Farioli questo tiro ce l'ha, Non è che si sta inventando in una partita una cosa che non ha. Cioè, no, sto dicendo che Pederzini con il suo uno contro uno crea anche molto più spazio per Farioli, perché prova. È quello... Politi è attento ad aiutare. Certo, questo è secondo me è quello che ha deciso lo staff tecnico, di andare a giocare forte dentro l'area. Abbiamo abusato poco del tiro da fuori, quindi questo stiamo giocando con un grande equilibrio. Questa volta trova spazio per un'incursione in area Motta. Da quando l'allenatore di Desi si è lamentato dei falli, ha fatto tre fischi consecutivi. Che c'erano, adesso indipendentemente quello di Farioli, questo ce lo siamo dimenticati su questo taglio e Farioli ha dovuto fare un fallo. Motta non è fortunato in questo tiro, a Ruini, sì. Meglio. Mette a segno il secondo, aggiunge un punto ai 48, 49 per Diego, 57 per Lugo. Farouk, Farioli, ancora un tiro dalla lunga, questa volta il ferro gli dice di no, si lamenta con l'arbitro per un presunto fallo subito, poi c'è una rapina di Ruini ai danni di Villa, di Marino. Che commette il secondo fallo, dalla prossima è bonus a nostro favore. Mancano ancora 6-0-9 già in bonus Desio. Ruini ancora lui a costruire gioco, pick and roll giocato con Chiappelli, poi ha deciso di ricominciare a fischiare tutto. Spinge troppo in attacco nel tentativo di recuperare palla Chiappelli, commettendo il terzo fallo. Che peccato, perché aveva cominciato anche questo secondo quarto con un'intensità sia in attacco che in difesa degna di nota. Questo terzo fallo lo porta in panchina, porta invece sul parquet di nuovo Montanari. Oggi comunque riusciamo a ruotare. Motta al tiro, il ferro gli sputa questo tiro, non c'è nessuno lombardo a rimbalzo, facile quindi il recupero della pallone per anche qui una spintarella Lugo. Vabbè, però non dobbiamo entrare in queste situazioni dove ci sembra tutto in questo così, tunnel un po' allegri, dobbiamo continuare a stare sotto pressione. No, questa è un'invenzione, non l'ha tenuto, anzi c'era Politi che lo teneva per il braccio. Il risultato è che Politi è di nuovo in lunetta per due tiri liberi e questa volta è effettivamente il terzo fallo di Farioli, il primo di Politi non va. Buono invece il secondo, punteggio 7 lunghezze di vantaggio per Lugo sul punteggio di 57-50. Mezzo quarto trascorso, Legnani si trova fra le mani un pallone
pensa di passarlo, poi si prende il tiro memore della 2-3 avuto nel primo tempo come percentuale del tiro della lunga distanza, questa volta non è fortunato. Politi, giro dorsale, scarico, scarica ancora per l'ennesimo scarico, questa volta è chiamato al tiro Marino. Le percentuali cominciano ad assumere dimensioni umane anche per Desio. Sia Pedersini le lasciano questi spazi, e Pedersini trova due punti. Per lui potrebbe essere con una giornata divertente. Percussione. Competente anche la difesa questa volta di Pedersini, che mette in difficoltà il tiro dei Lombardi, e poi passaggio battuto per terra di Luca Montanari in una rapida transizione che manda a canestro ancora Pedersini. 61-50 il punteggio. E time out chiamato da coach Avilla per fermare una po' l'inerzia e per cercare di cambiare l'inerzia che in questo momento è tutta fra le mani del quintetto di coach Gallo. Sì, è certo che quando entra Montanari dà un bello sprint, è quello che ha deciso Galetti anche come ruolo da attribuire a questo giocatore, che ovviamente nelle sue caratteristiche il cambio di ritmo, e in questo quarto entrando in campo così ha dato anche un bel assist adesso a Pedersini, ci fa spingere, andare in avanti, no, e attira la difesa. Poi oggi giocatore di rottura. Sì, poi oggi abbiamo la tranquillità di riuscire a sopportare le rotazioni, riusciamo a essere difensivamente un po' più forti per il fatto che possiamo permetterci di fare qualche fallo in più, non abbiamo i problemi che avevamo a Udine, che abbiamo avuto a Lecco di rotazioni, di gol. Quindi oggi alla fine c'è anche un po' più di tranquillità mentale sotto quel lato lì, e sapere di non andare in difficoltà vuol dire anche difendere forte e permettersi di mettere le mani addosso un po' di più e avere un po' più la mente libera. Certo. Sai, quando i giocatori sanno perfettamente quello che devono dare in campo è un piacere. Certo. Ancora il tiro dalla lunga distanza, fortunatamente non da tre di Bossola. C'è da dire che direi che Gallazzi ha cominciato a conoscere il signor Lagnani in quanto difensore. Abbastanza rude, se ben corretta, la difesa di Legnani su Gallazzi. E in questo caso Gallazzi ha conosciuto anche Legnani come passatore, ha fatto una gran palla a Pedersini, chissà dove guardare. Beh, Legnani lo vediamo spesso e volentieri, certe volte. A proposito, guardando l'estetica cerottaria, Legnani è in campo con un bel colore fucsia. È una ginocchiera. Una ginocchiera bianca. Bianco. Quindi in questo momento col giallo, cerotto giallo, abbiamo Montanari, cerotto fucsia per Legnani. Manica bianca di Ruini. Manica bianca di Ruini, polpacera blu per Montanari. Buona difesa. Recupero con la palla e palla con il contagiri per Farioli. Anche qua qualcosa ci poteva essere, non dico. Ruini per terra, Farioli strattonato. Qualcuno è volato, quindi. Poi si passa la palla, no, si fa canestro, cioè. Gallazzi sta provando di tutto oggi. Gallazzi ce la mette tutta, però ha la meglio Legnani. Poi questa Hollywood. E ha fischiato sfondo? Certo. Ha fischiato sfondo. Ma ha detto Hollywood. Certo, fallo anche per Ruini. Abbastanza plateale questo tentativo di portare a casa un fallo di fondamento ben riuscito a Marino. Ancora Marino di fronte a Montanari. Politi in post medio, Chiappelli lo contrasta e qui ha rubato Ruini.
E questa volta cosa è successo? Tecnico a Politi. Tecnico a Politi, che evidentemente si è lamentato per la difesa portata su di lui da Chiappelli. Però il furto l'ha fatto Ruini, cioè nel momento che ha fatto quella virata c'era Ruini pronto a prendere la palla come il migliore Arsenio Lupin. Ruini che in lunetta poi sbaglia, non so perché, il tiro libero. Ha avuto fretta di tirarlo. È vero, è vero. Ha tirato e è andato via, cioè mentre aveva ancora la palla in mano aveva già spostato i piedi. Adesso è importante questo attacco, perché è importante questo attacco, il tecnico dobbiamo farlo fruttare. Importante tiro, è ancora non importante. Dei migliori da tre, ma è ancora importante perché abbiamo preso la sette palla secondi. Il rimbalzo, 7 secondi ancora per arrivare al tiro, ne è costretto Pederzini, poi Politi dà una gomitata al petto di Chiappelli. Sta scaldando il destro. Motta sopra la metà campo, taglio in area di Marino, Motta attacca il ferro, trova Politi, Politi sbaglia il tiro, poi a rosa al rimbalzo. Se non è fallo era passi sicuro tutta la vita. Abbiamo quindi un minuto e 48 ancora da giocare per questo terzo tempo. Arresto e tiro di Montanari al centro dell'area, buono il canestro, 65-52. Buon attacco a ritmo, eravamo a ritmo. Siamo in ritmo. Poi adesso questo che cos'è? È uguale al fischio di prima, direi. Meno Hollywood, era più Venezia che Hollywood, quindi non è stato premiato. Però a chi l'ha dato? A Montanari. L'ha dato a Montanari, quindi il nostro ragionamento. Entra Corsi con cambio per Politi. Un Politi in queste ultime battute abbastanza nervoso. Marino è in attacco per due tiri liberi, tenta di disturbarlo con furbizia Ruini, non si fa assolutamente intimorire Marino. Ruini contro Marino, cerca l'area, poi trova Chiappelli, linea di fondo per Chiappelli, vediamo chi viene fischiato il fallo, perché qui non si sa mai. Viene fischiato a Corti, che è il quarto fallo, che dovrebbe essere problema per i lunghi di Desio, abbastanza carichi di falli. Legnani lascia il campo a un rientrante Villani, mentre in lunetta per due tiri liberi a Chiappelli, la possibilità di allungare ancora di qualche punto su Desio. Meno male. Fortunato questa volta Chiappelli. Tocco magico. La danza, ritmo di samba del pallone sul ferro. Poeta nel cesto. 2-2 per Chiappelli. Rientra il Barba. Attenzione, attenzione a Gallazzi che rientra sul campo. Autore finora di 17 punti. Marino al tiro. Praticamente tutti nel primo quarto. Sì, praticamente sì, qualche questa volta non si aspettava questa finta di tiro con conseguente passaggio a cercare Chiappelli, a trovare Chiappelli sotto canestro, troppo tardivo il tentativo di aggancio di palla da parte di Chiappelli. Ripresa del gioco con Desi in attacco. Motta, buona difesa, Motta, buona difesa, bravi, viene triplicato quasi. Oddio. Si è ingamberato, si è ingambarellato anche lui, anche voce stavolta. Del verbo ingambarellare che deriva da gambarella. Siamo sempre alla gambarella. Io lo marcherei Marino. Sì, direi anch'io.
gira attorno al blocco Marino, non l'ha toccato, prova sotto canestro, oh sì, sì, perché Corti non si è lamentato. Trova anche il fallo di Ruini. Quarto fallo di Ruini. Legnani invitato da Cosigaretti immediatamente a alzarsi dal pino per probabilmente prendere il posto di Ruini. Perdere Ruini nel terzo tempo sarebbe... E questa volta Chiappelli sbaglia le più facili delle occasioni e di frustrazione commette il suo fallo quarto, numero 4. Quindi siamo carichi di falli, questi sono falli proprio da non spendere. Sono falli da non spendere. Spendere. Primo perché siamo in bonus regali agli altri, poi perché così non finiamo la partita. E poi perché andiamo in lunetta a Gallazzi che oggi non sbaglia un tiro. Abbiamo un tiro. Un tiro a disposizione per l'Orva Lugo in chiusura di questo terzo quarto, 15 secondi. Chiamato il blocco Chiappelli, incursione in area di Montanari, poi Chiappelli rotta per il rimbalzo. La palla esce comunque da fondo campo, 3 secondi e 9 a disposizione per l'ultima azione di questo terzo quarto, a disposizione di Dejo, allunga la difesa, Coggia Gallo. E poi va al tiro sulla sirena Meregalli, non trova il canestro e tutti in panchina per la fine di questo terzo quarto, punteggio fissato sul 63-67 Lugo, 58-58 Desio. In questo terzo quarto si è segnato meno. Si è segnato meno, questo quarto è finito 16-13 per noi rispetto ai 24 di media per entrambe le squadre negli altri quarti. Un po' di umanità anche nelle statistiche, si è sbagliato un po' di più ovviamente, un po' più di stanchezza magari, un po' più di aggressività anche in difesa. Il problema di Lugo sarà gestire la questione falli, perché Farioli ne ha 3, Ruini, Chiappelli 4, 3 anche per Villani. Speriamo di arrivare fino in fondo con un quintetto lucido e pronto per vincere questa partita. Certo, certo, il fatto delle... si sta livellando la partita reale, nel senso che adesso le percentuali sono quelle di tutte e due le squadre che hanno normalmente, e alla fine la differenza la fanno le piccole cose in difesa, e cercare di non andare in confusione in attacco, cercare di stare dentro a delle situazioni reali e vedere alla fine che cosa viene fuori. D'altra parte del basket la matematica e specialmente le percentuali hanno la loro importanza, quindi tutto riportato in questo terzo tempo a dimensioni normali, a statistiche normali per una partita di basket. Ultimo quarto che sta per iniziare in questo istante e... Intanto a Bergamo allunga 57-43 sorsi nuovi, mentre Pordenone Crema si è avvicinato in casa con Pordenone 53-54. Inizia l'ultimo quarto in quel di Lugo con Lugo in attacco, Legnani per Villani, Villani trova Montanari in post medio, Pederzini scarico dalla parte opposta per un tiro da tre di Chiappelli, poi il più piccolo della partita, Montanari va a rimbalzo, scarica fuori per Villani che subisce uno o due falli, va al tiro, Chiappelli ancora a recuperare il rimbalzo e questa volta finalmente viene fischiato il fallo. Non vorremmo che gli arbitri in questo ultimo quarto cambiassero il metro, che è stato abbastanza costante. Non si sono adeguati al cambiamento delle squadre, adesso sono un po' più contatti fisici, ma gli arbitri sono rimasti ancora ai non contatti fisici. Adesso è un momento che certe cose vanno fischiate.
Ancora possibilità in attacco per Lugo, la palla è uscita, l'ultimo a toccare il giocatore di Desio, Pedersini viene trovato da Montanari, spinge in percussione per andare un tiro da due, si alza e con un tiro a una sola mano di Polpastrelli, pura sensibilità di Polpastrelli, va a segno. Pedersini che si adopera anche in difesa, prima su Meregalli, poi con un passaggio molto bello di Motta dietro la schiena, trovi il compagno che va a segno. 9 le lunghezze di vantaggio di Lugo, 8 e 49 da giocare, Villani per Pedersini, Pedersini in post medio per Chiappelli. Chiappelli ha difficoltà a controllare, però riesce a schiaffeggiare per Pedersini. Dobbiamo fare attenzione a questi attacchi. Ottima difesa di Legnani su Motta. Esce la palla per merito di Villani, che ne intercetta il passaggio destinato sulla linea da tre punti a un giocatore di Desio. Ci sarà rimessa per Desio, se ne incarica lo stesso Motta. Esce dal blocco Gallazzi per Meregatti. Meregatti ancora dal tiro dalla lunga distanza, questa volta va a segno Meregalli. Mirko Meregatti è quello del panettone, quello è Meregatti. Vabbè, se tu vuoi menare dei gatti dillo. Mena invece sul ferro questo tiro da tre di Montanari. Tentativo di penetrazione in area, poi palla per Gallazzi. Gallazzi ritorna a segnare. Fermiamo tutto, parliamone. Pronto coach Gallo a richiamare i suoi in panchina. Lo spettro del quarto quarto aleggia all'interno della palabanca. Tanto Gallazzi segna il suo 19° punto. Era da 3 o da 2? Che in carriera aveva una media di 6, no? Non è che avesse una media di 6, cioè, che ci sta tutto. Di 9,4. Media punti 9,4. Ecco, vedi? E oggi è migliorato, ma si migliora sempre. Lui è stato bravo, certo, a migliorare. Certo. Comunque bisogna fare attenzione perché Desio, indipendentemente da tutto, è una squadra giovane, quindi possono giovane, avere, pimpante, imprevedibile. Possono avere molto più energie di noi, quindi non bisogna lasciare dare per scontato che l'abbiamo chiusa. No, assolutamente. A questo punto ancora di più. No, certo. No. Un parziale di 6-0 con due tiri dalla lunga distanza. Tanto Ordinuovi si è riportata sotto 5-9, 5-2. Però pensiamo a noi adesso, è inutile guardare in giro. Direi che è più importante quello che riusciamo a fare noi. Villani, Montanari, Chiappelli. Provato Legnani, che non è fortunato al tiro, però recupera, no, Villani. Vabbè, però, se non fischi, buonasera. Me lo dovrebbero spiegare però questo. Poi ha un tentativo del numero 14 Corti di decapitare Bertocchi in panchina. Cioè l'arbitro continua a dire a Pedersini di non lamentarsi, ma io vorrei capire il perché non ci deve essere stato quel fischio di prima. Villani attacca ancora il ferro, questa volta viene fischiato il fallo su di lui. A commetterlo è il numero 8 Meregalli. Intanto un nutritissimo gruppo di tifosi di Desio cerca, questa è anche sfortuna,
Bene, poi bene. Bravo Chiappelli. Rimedia tutto prendendosi questo rimbalzo e prendendosi questo canestro. Marino. Buona pressione di Zanetti. Buona pressione da Mastino difensivo da parte di Luca Montanari Zanetti. Poi a Gallazzi. Questa volta segna anche da due. Direi che ha fatto un buonissimo movimento. Cerca Montanari, cerca Chiappelli di trovare il taglio di Pederzini. Il ci passaggio è una fucilata. Ci sta il cambio di Chiappelli, va a riposo. Intanto sale Farioli che ha tre falli. Ed è un po' più fresco. È un po' più fresco. Vediamo se questo cambio... Ha fatto un ottimo lavoro Chiappelli comunque. No, super. Legnani è andato sulla linea giusta. Ovunque, Legnani sulla linea ovunque. Di passaggio. Ne ferma la traiettoria, non c'è nessun compagno da approfittarne, rimessa per Desio. Esce dai blocchi, Meregalli. Che con buon gesto tecnico mette a segno due punti. Due squadre a contatto diviso da un solo punto sul tabellone, 71-70, sei minuti in cui ci si gioca la partita. Sì, vabbè, ma io adesso... Ha smesso di fischiare. Cioè, io comincio a fare fatica a capire realmente che metro vogliono tenere da qua alla fine, perché cioè, questi sono contatti. Motta dalla linea siderale, non trova il canestro, recupera palla Lugo. Montanari spinge, fitta il passaggio, poi nel tentativo di trovare dall'altra parte Farouk, sbaglia tutto, salta Villani, Motta a facilità di tiro. Sempre contatto le due formazioni, 73-72, 5-18 da giocare. Montanari, Pederzini, Villani. Vuole l'uno contro uno, manda tutti via, attacca. No, stiamo giocando da fermi, non possiamo sperare in queste cose da fermi nella speranza di far canestro, dobbiamo continuare a giocare, non stiamo attaccando. Esatto. Stiamo sperando di attaccare. Buttati Legno che era fallo in attacco. Buona la rotazione questa pazienza, volta. Pazienza, chiama il gioco, invece vuole giocare solo pick and roll per un vantaggio. Non stiamo giocando. Siamo fermi ancora. E va bene. Oh. Questa volta il fallo viene chiamato in attenzionale da parte dell'arbitro su Villani. A commetterlo è stato Motta. Poi... c'è un time out chiamato da coach Davide Villa per Desio. In un'etta andrà quindi Villani e di nuovo possesso in zona d'attacco per Lugo. Questo potrebbe essere un buon momento per prendere una boccata d'aria. Però sono d'accordo con Tiziano che abbiamo smesso di attaccare tutti insieme il canestro, quindi speriamo di prendere un vantaggio solo dall'uno contro uno, invece prima fino ad ora con i nostri giochi d'attacco, con le collaborazioni offensive abbiamo sempre raccolto qualcosa. Appunto. Quello che non abbiamo bisogno adesso è che qualcuno ci salvi la partita, cioè abbiamo bisogno di continuare a giocare, abbiamo bisogno di lavorare assieme come abbiamo fatto per almeno tre quarti. Sicuramente nella testa abbiamo che nei quarti possiamo avere dei problemi, ma dobbiamo saltarci fuori come lavorare assieme, come trovare gli spazi, come continuare a tenere la difesa sotto pressione, non fermando la palla nella speranza di fare canestro. La cosiddetta scimmia del quarto rischia di diventare un gorilla. No, esatto. Intanto è rientrato Ruini di nuovo in campo per Montanari in lunetta Villani. Beh, adesso in 4 minuti e 28 abbiamo la possibilità di gestire i nostri giocatori con falli
buon 2 su 2, forza, forza. Buon 2 su 2 e abbiamo la palla. Abbiamo la palla. Facciamo fruttare, dai. Facessimo un bel canestrino da 3, insomma. Ma sarebbe... anche da 2 con fallo, manca un canestro per prendere fiducia. Fallo. È tecnico per reazione della panchina. Buon attacco. Pedersini no, ancora. Mannaggia, non c'è il risucchio qui nel canestro, mannaggia. Sbatte sul primo ferro, sbatte sul secondo ferro, poi sbatte sulle mani di un giocatore di Desio. Motta, arresto e tiro ancora, questa volta non entra, c'è il rimbalzo difensivo di Pedersini e Ruini a gestire l'attacco. Corti, Farioli, che è un ragazzo futuribile, sta cercando di fare a botte con Farioli, non è un'idea geniale. Poi a Farioli commette questo fallo di sfondamento. Questa volta c'è tutto. Sì, questa volta c'è tutto. Anna, dobbiamo essere, sì. Non ci stava questo attacco, ci sta un arresto e tiro lì da doveva avere la lettura, esatto, doveva avere la lettura sull'arresto o uno scarico o un tiro dalla media. Parliamo meno, giochiamo di più. 3:42, 78 Lugo, 72 Desio. Aiuto di Farouk, taglio in area di Motta. Fuori per Galassi questa volta. Va bene tirare, cioè, tutte le volte che c'è un tiro di Galassi c'è un orgasmo da queste parti. Bravi, post basso per Farioli. Farioli si incarta sotto il canestro, non ha possibilità né angolo di tiro, poi rapina di Legnani che ridà palla a Lugo, raddoppiato Ruini, trovato Pedersini, poi c'è il fallo di Motta su Pedersini. Anna, quante sospensioni abbiamo noi ancora? Credo due. 2:56. Due. Desio in bonus. Che tra l'altro se non chiami entro i due minuti uno si annulla. Fatica a liberarsi dai blocchi Villani, poi ci riesce, riceve palla ancora Ruini. Ruini gestisce questo attacco. Palla dietro la schiena per Farouk che si prende un tiro da tre. Farouk sta sbagliando l'approccio agli ultimi 5 minuti. Motta, arresto e tiro e canestro. E quando fai delle puttanate vieni punito. Pedersini trova Legnani, si trova fra le mani un tiro da tre, non va. 78-75. Attacco ancora per Desio con Motta di fronte a Villani. Cerca la penetrazione, grande poi Farouk, sbatte sul raddoppio di Farouk e Pedersini viene trovato da una lancio neanche questa lungo di Legnani. Ormai hanno deciso che si finisce a schiaffi e pugni. Tra l'altro da questo momento abbiamo un solo time out, immagino. Ancora Motta, Legnani lo contrasta, ancora Motta, non va al tiro, gli arbitri non fischiano. Vabbè, niente, né dall'una né dall'altra parte. Lunga, ragazzi, giochiamo la lunga. Oh, fallo tecnico. Grazie, ci danno una mano. Questo ci regala un tiro libero, l'uscita di Motta, un tiro libero e un nuovo possesso a 1:33 dalla fine. Direi che Motta non ha fatto la genialata del giorno, visto che stava facendo canestro. Direi proprio di no, perché aveva ricucito immediatamente quello che era stato un mini break da parte di Lugo. Però non siamo ancora molto tranquilli. No, assolutamente. Direi proprio per niente. Con le percentuali che hanno da tre questi qui. Ma poi considerando gli ultimi l'amico avvenimenti. Galassi soprattutto. E le amiche scimmie. Meglio. Non c'è da restare assolutamente tranquilli. Farioli, vediamo cosa combina. Trovato in post medio
Villani che lotta, poi va a prendersi il rimbalzo. Ormai è una tonnara, non è più una. È una tonnara, questa dammi il 5, perché questo qui, essendo anche la. Cioè, qui non potevano fischiare, ragazzi. Cioè. Poteva fischiare anche il rigore e metterli in portiere, esatto, di tutto, che... ma non fischiare. Sì, voi non avete recepito la cosa, di che sì. Colore è l'area? Azzurra. Quindi è una tonnara. Esatto. È una tonnara. Quindi Tonno Villani in lunetta per due tiri liberi. Vabbè. 82 a 75, 1:16 ancora da giocare. Villani per un altro tiro libero a segno, anche questo. 83 a 75 per Villani. Al tiro da tre e vedi cosa succede. Villa rimette tutto in discussione con un ennesimo tiro da tre, poi a Pederzini ha del bello e del buono ad attraversare la metà campo. Adesso, visto che loro sono in bonus, noi abbiamo un fallo solo, basterebbe giocare quei poi passaggi e farsi aggredire per prendere fallo, continuando comunque ad attaccare, cercando dei vantaggi anche vicino a canestro, visto che sotto canestro non abbiamo... Dobbiamo chiudere la partita. Dobbiamo chiuderla. Adesso pensiamo meno e vediamo che questi 50 secondi passano in fretta. Però a me Gallazzi fa la paura della Madonna. Ho capito. Non solo lui, perché adesso ha segnato Villa. Non segna Ruini. Dai, difesa forte. 54 i secondi. Marino attacca forte il canestro, linea di fondo fuori per... C'è anche un passi, poi a Corti sbatte su una difesa linea di Legnani. Ha cercato il ragazzo più giovane da passargli la palla. Raddoppiato, Ruini che perde palla, anche 32 secondi. Nulla. E Gallazzi questa volta sbaglia il tiro, Ruini cerca di recuperare, Gallazzi recupera, trovato Corti. Non trova il canestro, ma trova il fallo e quindi la possibilità di due tiri a cronometro fermo. Il fallo è il quinto di Farouk. Io vorrei vedere, a proporre un filmato di questi ultimi due minuti all'insieme degli arbitri italiani, per dirmi un giocatore in campo che cosa può capire da quello che stanno facendo gli arbitri. Ma sarei curioso, perché è impossibile che in due minuti tutti possono farlo. Stavolta siamo andati avanti col piede, palla al piede, siamo andati avanti. Il fatto è che in lunetta c'è Corti. Attenzione al pressing. A segno anche il secondo. Ha chiamato time out Galetti, quindi avremo rimesso in attacco. Galetti. 22 secondi da mettere la palla 22... in tasca, spero. 22 secondi. Sono comunque due possessi, basta far passare il tempo. Questo è un time out d'esperienza per evitare il pressing a tutto campo e l'eventualità di perdere palla. Chiama time out, rimessa in zona d'attacco con 22 secondi e 4 lunghezze di vantaggio. Vediamo cosa succede. A disegnare gli ultimi 22 secondi sulle rispettive lavagnette i due coach. Secondo te cosa tenterà di fare Desio? Fallo? Sì, sicuramente ti aggredisce 22. Su tutti i lati del campo e o palla o fallo, alla fine o limita i tiri liberi o rubi palla o... Noi dobbiamo solamente pensare di far andare la palla da una parte all'altra del campo, farci aggredire e andare in lunetta, poi dopo ci andremo a leggere quello che viene fuori dopo. Non dobbiamo stare lì con la testa a pensare troppo a cosa possiamo fare o cosa fanno loro. Aggredito Pederzini. Perché loro faranno questo. Loro faranno questo, noi non essendo ancora in bonus dovremmo farsi uguale. Passare qualche secondo e poi uguale, adesso aggredire la palla, non fare falli intenzionali, cercare di stare accoppiati il più possibile. Sinceramente la dovremmo chiudere su delle situazioni semplici. In lunetta Pederzini perda due tiri liberi,
Va il primo. È il suo 20° punto. Ventello per Pederzini. 19-9 da giocare. 85 Lugo, 80. 86 Lugo, 80. Stessa pensata tattica da parte anche di Davide Villa, che chiama time out per far ripartire i suoi yard in zona d'attacco. 19-9 da giocare, 86 Lugo, 80 Desio. E non abbiamo il bonus. Due falli di bonus da spendere in 19 secondi è tanta roba. Due falli sono tanti, perché ne fai passare 5 o 6 e poi commetti fallo, 5 o 6 e poi commetti fallo. E in più ti puoi permettere anche di commettere un fallo sul tiro. Su un tiro. Non da 3, quindi non però alla fine... Non da 3, perché se riesci a far passare una decina di secondi non sarebbe male. Vediamo cosa hanno studiato i due coach per le rispettive squadre. La prima a rientrare è Desio, che rimetterà in gioco la palla in zona d'attacco. Si vanno a sistemare le posizioni, i blocchi e quant'altro. Pronto Villa per la rimessa in campo. Vediamo chi esce dai blocchi. Ecco, lascialo andare. La cosa bella della pallacanestro è che ci sono poi anche le variabili. Lo lasci andare, dove andrà? Andrà a prendere fallo, dove vuoi che vada. Luca è un ragazzo intelligente, tutto quanto, ma c'è due tiri. Quando ti si chiude la vena del cervello, i giocatori riescono a fare delle cose che se le fai rivedere dopo dicono: ma perché ho fatto questa cosa qua? Ma se glielo dice adesso, secondo lui ha fatto... Due punti regalati a gioco fermo. Cioè era meglio dare un calcio nel sedere all'arbitro, faceva meno danni. Questa volta a commettere fallo è Villani, non c'era... No, come tiro? Tiro, era il passaggio dall'altra parte. Cioè, voglio dire, se dava, vuol dire che non segui l'azione se dai due tiri qui, perché qui stava assolutamente passando la palla. Ragazzi, si sono dovuti consultare. Stiamo un po' faccia a faccia, grazie. Rimbalzo di Pederzini, commette fallo su di lui a Meregalli. 10 secondi ancora sul cronometro del tabellone. 86-42, possesso pieno di vantaggio, più uno. Può contare la differenza punti con loro, Anna? Ma guarda, vincendo con Desio vai a più 4 da loro. E cioè, se va tutto male, può servire lo scontro diretto. Purtroppo le notizie dagli altri campi sono che sia Pordenone che Bergamo hanno vinto. Ma non dureranno sempre in eterno, dai. No, speriamo. Assegno il primo di Pederzini, assegno anche il secondo. 8 secondi, non facciamo niente, lascia che facciano. E finalmente la scimmia del quarto quarto di Lugo se ne torna in gabbia, portando a casa questa vittoria per 88-82. Abbiamo rimesso in gioco in alcuni momenti del quarto quarto un Adesio che sembrava essere un po' alle corde. Quello che mi stupisce, se mi riascolterà non me ne vorrà perché è un ragazzo intelligente, gran parte di questo merito è stato fatto da un giocatore che per via dell'esperienza non avrebbe dovuto, alcune giocate non andavano fatte oppure interpretate in altra maniera, non facciamo nomi, no, vabbè, comunque, però l'importante è il risultato finale, un po' per più di spirito, serenità, certo, cioè, adesso, ci stava. Ovviamente i risultati degli altri campi non ci hanno favorito, però sicuramente a noi ci serve adesso guardare partita per partita, cercare di
di fare il nostro, di farlo il meglio possibile. Ma le nostre, il nostro campionato passa da una partita alla volta, quindi ormai noi questo è il nostro campionato che dovremo onorare fino alla fine con queste partite. Certo, poi quello certo. Che succede, intanto c'è questo da dire: abbiamo finalmente a disposizione una settimana intera per poter lavorare con il nuovo staff tecnico. Abbiamo la possibilità di recuperare un po' di forze, abbiamo la possibilità di recuperare di fare tante cose, un po' di energia, un po' di cose, vediamo. Andiamo a Trieste sabato. Sabato c'è una bella gita ai limiti est dello stivale italiano, in quel di Trieste. I migliori auguri a questa trasferta per l'Orva Lugo. Se i miei compagni di viaggio non hanno nulla da aggiungere, chiuderei questa telecronaca con ribadendo il punteggio alla Palabanca di Romagna in Lugo. Orva Lugo batte De Rimadesio 88-82. Una buona serata a tutti gli ascoltatori da Sergio Babini, Cristiano Tarquini e Anna Fantini.